Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Mitterri ed eccoci qui per un episodio di Chiacchiera Doc with Mitterri, il format dei nostri chiacchi violudi che non solo. Oggi, chiacchiera odierna la dedicheremo al futuro di Assassin's Creed, il futuro capitolo che uscirà per precisione Assassin's Creed Codename Red. Dopo l'uscita di Assassin's Creed Mirage, fine novembre, sembra così che Ubisoft volesse tornare al passato. Ecco, Codename Red continua questa via, ossia di ritornare a fare giochi in cui lo stealth è fondamentale. Anche se questo nuovo capitolo, Red, non si per sintetizzare, essere più veloci, sarà però un GDR simil Valhalla. Ma anche se sarà simile a Valhalla, avrà la sua evoluzione, appunto enfatizzando l'aspetto stealth del gioco. Insomma, sarà un gioco che farà felice a chi è piaciuto Assassin's Creed Valhalla come GDR. Pensando a me, come GDR, mi è piaciuto con Assassin's Creed, ma farà felice anche chi è amante dei vecchi giochi Assassin's Creed, quindi io posso essere doppiamente felice. Insomma, vediamo un po' se Ubisoft riuscirà in questa impresa. Dopo questa bella introduzione possiamo iniziare veramente la chiacchiera di oggi, analizzando ciò che sappiamo del gioco, i rumors di quello che potremmo trovare nel gioco, da aspetti del gameplay, luoghi e quant'altro. Quindi iniziamo questa chiacchiera, ma prima di iniziare vi ricordo sempre di lasciare like, commentare e condividere, supportare serie il canale. Vi ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali offerti e partecipare attivo del canale della community. In ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonarmi al canale di YouTube, poi parliamo a cielo pane, tutti i vari tiri e vantaggi, badge, emoji, video che potete vedere in anteprima che escono, e video dedicati anche agli abbonati, consigli già completate e finite, persone solo di chi si abbona nel momento, e insomma tanti vantaggi e un piccolo aiuto per il mio lavoro. Ma adesso iniziamo l'avvento di oggi, quindi bando alle ciance e che la chiacchiera abbia inizio. Let's go! Per molti fan, Assassin's Creed Red è il progetto di Assassin's Creed più entusiasmante e promettente degli ultimi anni. Il pubblico dei giocatori ha chiesto un gioco di Assassin's Creed ambientato in Giappone da moltissimo tempo, e sembra che Ubisoft finalmente ha dato ascolto a queste richieste. Assassin's Creed Red ci porterà nell'antico Giappone, una location che i fan della serie hanno atteso davvero da molto tempo. Sarà un'opportunità per esplorare il Giappone come assassini con uno scenario ambientato nell'era feudale, precisamente l'era Sengoku. Nel breve trailer di Assassin's Creed Red, mostrato durante l'evento Ubisoft Forward del 2022, abbiamo visto il ritorno dell'Animus, la divisione narrativa tra passato e presente e una nuova ambientazione. Abbiamo anche avuto il primo sguardo all'assassino armato di spada a una mano, lama nascosta e abiti neri nell'ordine degli assassini. Si è parlato di due personaggi giocabili, il samurai di origine africana Yasuke, realmente esistito, e la Kunoichi Naoe Fujibayashi, costretti ad unire le forze per portare a termine una missione di grande importanza nazionale. L'uscita è prevista per quest'anno fiscale, anno fiscale che terminerà a marzo 2025. Sicuramente sarà una netta evoluzione grafica, grazie all'utilizzo del motore grafico Ubisoft Anvil con una versione denominata Anvil Pipeline. Questo aggiornamento permetterà di ottenere modelli più realistici, supporto del ray tracing e una serie di miglioramenti tecnici che promettono di rendere l'esperienza del gioco più immersiva e coinvolgente. Red dovrebbe focalizzarsi sulla realizzazione di un sistema di combattimento simile a altri giochi di samurai, come Ghost of Tsushima, quindi un combattimento più cruento nell'animazione e nell'uso della katana. Il lato stealth sembra invece attingere allo stile di altri giochi come Splinter Cell e Metal Gear Solid 5, riprendendo alcune meccaniche come gettarsi e strisciare a terra, mimetizzarsi nell'erba e spegnere torce. Ci sarà invece anche un ritorno di una meccanica tanto amata dai videogiocatori di Assassin's Creed Valhalla: la costruzione e la gestione del proprio insediamento.
In Codename Red questo logo assumerà il nome di Nascondiglio e i due protagonisti lo potranno personalizzare nei minimi dettagli, dalla scelta delle strutture all'intero design. Insomma, avremo un gioco che sembra, come Mirage, attingere a meccaniche del passato sia dei giochi Ubisoft e non solo, per cercare di creare un gameplay piacevole e funzionale. Ciò che possiamo dedurre da tutte queste informazioni, da Rumors e Insider, è che il nuovo titolo della casa transalpina punta a correggere gli esperimenti del GDR nella trilogia di Layla. Quindi creare un gioco che aveva meccaniche di GDR, senza però sacrificare il lato stealth. Anzi, la furtività sarà enfatizzata riprendendo meccaniche da giochi in cui lo stealth è essenziale. Una scelta direi più che giusta, non solo è che stiamo sempre giocando a un Assassin's Creed, ma anche perché uno dei personaggi sarà una Konoichi che della furtività ne fa un'arte. Tutto questo però senza mai togliere la possibilità di combattimenti, diciamo, più classici. C'è da dire che il titolo Ubisoft avrà una forte concorrenza quando si tratta di combattimenti da samurai, ma pochi giochi usciti di recente hanno perfezionato lo stealth in stile Shinobi. Questo potrebbe essere un punto di forza da non sottovalutare. Assassin's Creed Codename Red dovrebbe dare il via ad una nuova fase del brand di Assassin's Creed, la fase del progetto Infinity, l'hub di gioco del mondo degli assassini. E, stando alle informazioni che stanno circolando di recente, Red vorrebbe essere presentato a maggio con un trailer cinematografico. Oltre a questo, è prevista anche per l'evento Ubisoft Forward 2024 il trailer del suo gameplay, nel quale sarà anche svelata una data di uscita fissata per novembre su PS5, Xbox Series X e PC. Insomma, sarà un gioco current gen, quindi ci aspettiamo moltissimo da quel motore grafico e dalla sua grafica e non solo questo. Devo dire che se tutte queste notizie vengono confermate, Ubisoft ha fatto i compiti a casa, perché sì, ha ascoltato i fan portando un gioco nel Giappone feudale, un gioco che sarà un GDR, portandoci una Assassin's Creed Valhalla che però sarà migliorato nelle sue pecche, che Valhalla era un ottimo GDR, per me sento un ottimo GDR, ma che aveva dei problemi, il fatto che tu non giocassi un Assassin's Creed ma un semplice gioco di ruolo con i vichinghi, quindi farà un gioco che finalmente sarà un Assassin's Creed GDR. E quindi, se tutto sarà confermato, il GDR Stealth Red, codename Red di Ubisoft dovrebbe essere un ottimo titolo per far rinascere il brand definitivamente dopo, diciamo, l'assaggio di Ritorno al Passato con Mirage, ma anche un ottimo titolo di lancio per il progetto Infinity, che così inizierà sicuramente con i migliori auspici. Questo vorrebbe dire che Ubisoft ha preso due piccioli con una fava, ossia appunto partire bene e ritornare a fare un gioco che sia originale e interessante, ma solo il tempo ci dirà se ciò sia vera oppure no. Ma con questo finiamo la chiacchiera di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un like, a commentare di la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Discord, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali da me offerti e partecipare in attiva alle vite del canale, alla community, attraverso sondaggi, richieste e quant'altro. In ultimo, ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube a Pairama Gioco Panel con suoi vari tier e vantaggi, dalle badge emoji, video da avere in anteprima prima che escano, ma anche serie dedicate agli abbonati. Insomma, tanta bella roba. Noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio. Sono Terry. Se chiudo.